Milana, la 23esima edizione, l'omaggio a Don Milani. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il video e l'appello del Consiglio regionale. Comitato europeo delle regioni, sì alla riforma proposta dalla Toscana. Insediato il nuovo Parlamento degli studenti, Sofia Canovaro è la nuova presidente. Per il 23esimo anno consecutivo la Regione Toscana celebra la sua festa in concomitanza con il 30 novembre, il giorno in cui nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo decise di abolire, primo nel mondo, la pena di morte. Oggi la pena di morte esiste in 2/3 del pianeta. E quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento dell'inviolabilità della vita umana è fondamentale, possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione. Una celebrazione che quest'anno è stata dedicata al ricordo del centenario della nascita di Don Milani. La Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo, in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Quell'I care noi l'abbiamo voluto apporre poco tempo fa all'ingresso dell'aula consiliare. L'abbiamo voluto apporre proprio per mandare un messaggio ai consiglieri regionali, ma anche a tutti i cittadini e i cittadini, che quella è la via maestra, prendersi cura degli altri. Un messaggio, quello di Don Milani, che è diventato un impegno concreto per il Consiglio regionale. Quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze, 100 anni dalla nascita di Don Milani. Una figura sicuramente che unisce, una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri, I care. E oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare, diciamo, l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale, e questo deve accadere su tutti gli aspetti della vita sociale. L'abbiamo visto in questa settimana rispetto alle questioni che riguardano la violenza contro le donne, l'abbiamo visto nei confronti dei minori, l'abbiamo visto a livello internazionale. La Toscana deve fare, può fare di più. Valori quelli del maestro di Barbiana, condivisi anche dai rappresentanti delle tre principali religioni monoteiste, ospiti della festa della Toscana. L'I care, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. E oggi, con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia-Ucraina, Palestina-Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi, ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. Il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti ma che sia un elemento di crescita di tutta la società è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. Una visione, quella di Don Milani, che purtroppo è ancora ben lungi dall'essere attuata. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore, e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni, e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. E
anche tutti i partiti rappresentati in Consiglio regionale si sono ritrovati riuniti nello spirito delle celebrazioni. Don Milani ci lascia oggi quello che io chiamo speranze possibili. Le istituzioni, in primis la Regione Toscana, assieme alle istituzioni scolastiche, devono creare quelle sinergie anche con le associazioni, in particolare quelle delle famiglie, per far sì che i ragazzi abbiano il loro futuro oggi e che nessuno rimanga indietro. A celebrare la Toscana dei diritti e la Toscana che contrasta le disuguaglianze nel segno di Don Milani in un momento come questo ci fa capire quanto attuale ancora sia il messaggio del prete di Barbiana e come il suo messaggio vada molto oltre i confini della Toscana. Questo è il video voluto dal Consiglio regionale della Toscana in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre sui canali istituzionali della SISE è stato pubblicato il filmato che riporta tutti i nomi delle donne uccise nel 2023, con al centro, in rosso, quello di Giulia Cecchettin. Dall'aula poi è partito un messaggio unanime. Un messaggio lo voglio mandare agli uomini, a noi uomini. Non sottovalutate quello che accade col vostro vicino di casa, col vostro amico, denunciate, denunciamo, perché c'è ancora tanta paura e i primi a denunciare tutto questo dobbiamo essere noi. Questo è l'impegno che dobbiamo prenderci, perché se ognuno di noi fa la sua parte, io sono certo che questa tendenza, che è una tendenza devastante nelle nostre comunità, guardate, è un tema culturale profondo, un cambiamento profondo su cui noi uomini possiamo svolgere un ruolo fondamentale. La 158esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni ha approvato all'unanimità il parere sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione Europea. La proposta, elaborata e sostenuta dalla Regione Toscana, è quella di avere mercati equi e dinamici, creando un ambiente favorevole tanto alle aziende quanto ai consumatori. Non era innanzitutto scontato che venisse votato da tutti, ringrazio tutte le forze politiche e soprattutto tutti gli stati. Noi abbiamo una necessità, l'Europa è più forte se riesce a tenere tutti insieme. Evidentemente dopo quello che è accaduto in Ucraina, dopo la pandemia, si è deciso un po' di rendere più flessibili le norme sugli aiuti di Stato e questo ha messo in difficoltà chi aveva meno possibilità. Oggi parlare di concorrenza e di aiuti di Stato sembra parlare di qualcosa che è lontano dalle vite delle persone, invece vuol dire tanto, perché se un'azienda ha più aiuti di Stato può concorrere nel mercato interno in maniera migliore di altre, questo vuol dire perdere posti di lavoro. Il nostro obiettivo è che l'Europa cresca tutti insieme e abbiamo chiesto alla Commissione proprio pian piano di tornare indietro, di ricostruirle quelle condizioni di equilibrio, perché una buona concorrenza vuol dire offrire ai cittadini servizi migliori, soluzioni migliori e dare più opportunità. Ecco perché poi alla fine tutti hanno deciso di sostenere il parere e sono orgoglioso di questo. La sessione si è aperta con il ricordo delle vittime dell'alluvione in Toscana. Per l'occasione è stata illustrata la proposta di usare i fondi di coesione europei per la prevenzione dei fenomeni meteorologici estremi e del dissesto idrogeologico. Si è insediato venerdì 24 novembre con una cerimonia ufficiale a Palazzo del Pegaso il nuovo Parlamento degli studenti. L'Assemblea ha rinnovato i suoi vertici eleggendo alla presidenza Sofia Canovaro dell'Istituto Statale di Istruzione Foresi di Portoferraio e alla vicepresidenza Anna Pelletti del Liceo Carducci di Lucca e Giovanni Carpitelli del Liceo Galilei di Firenze.
Il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione. È un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova. A loro il compito di scrivere la Toscana del domani, ma anche di darci consigli, suggerimenti su quello che sta accadendo oggi. In questi anni ho avuto la possibilità di incontrare tante studentesse e tanti studenti. Davvero in quel luogo c'è la bellezza della nostra regione. Allora un grande in bocca al lupo. La seduta di venerdì ha segnato l'avvicendamento tra due presidenti, entrambe donne. Sono molto contenta della legislatura che abbiamo iniziato quest'anno, ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi, sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti, perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.